Buongiorno Giuseppe. Buongiorno e benvenuto. La salatura delle pancette viene fatta a mano, utilizzando il sale dolce di cervia. Dopo una settimana si asporta il sale, si lava con vino bianco locale e vengono cosparse di erbe aromatiche, peperoncino, sale e si procede alla legatura manuale. Quindi verranno affumicate e messe a stagionare per 5-6 mesi. Anche le coppe, una volta salate e speziate, verranno affumicate secondo la tradizione ischitana, procedimento che conferirà il caratteristico aroma e favorirà una lunga conservazione. L'impasto base per le salsicce viene fatto con carne di solo maiale, sale e spezie. Il vino bianco darà la morbidezza. Verranno poi aggiunti i sapori per le tre varianti, dolce, piccante e al finocchietto. Infine l'impasto verrà insaccato nel budello naturale del maiale, legato e punzecchiato. Nei salami e nelle soppressate il pepe viene aggiunto in grani e l'impasto viene arricchito con una percentuale di parti nobili, come il prosciutto, la spalla e il guanciale. Saranno stagionati per circa 2 mesi, il doppio delle salsicce. Oltre ai prodotti della tradizione, Ischia Salumi, da circa un anno, produce anche il salame di coniglio. Giuseppe Di Costanzo ha creato una ricetta esclusiva con 90% di carne di coniglio, simbolo dell'isola, e il 10% di coscia magra di maiale. E siamo qui con la famiglia Di Costanzo al completo. Abbiamo Giuseppe, Anna e i figli Raffaele e Francesco. Dopo aver visto la produzione è il momento di assaggiare qualcosa. Cosa ci hai messo, Anna, sul tagliere? Allora, c'è il capocollo, la pancetta e il nostro salame di coniglio, accompagnato da un buon pane casareccio fatto a legna. Qui abbiamo la nostra pancetta, che è tradizione tutta nostra isolana di accompagnarlo con le fave fresche nel periodo di aprile e maggio. Quindi con queste specialità che cosa possiamo versare nel bicchiere? Qui versiamo un piedi rosso del contadino ischitano.